Buongiorno, io sono Lotti Aldo del 1932, che ho vinto la prima gara, la prima targa crocifisso nel 51, quando le strade erano tutte sferrate, non erano asfaltate, con molta sofferenza di fame sono venuto in bicicletta da Lecce, San Nicola di Lecce a Polignano a Mare, e quando sono arrivato ho trovato una persona che adesso non c'è più, il vecchio presidente che adesso ci ha lasciati praticamente, che mi ha offerto da mangiare la pasta e fagioli dentro qua una trattoria dove c'è a Polignano la piazza, e dopodiché mi ha offerto anche un pagliericcio di paglia per andare a dormire dietro alla cappella di Polignano a Mare, alla baracca così chiamata, che quella è una tradizione che non la dimentico mai. E questa targa crocifisso all'epoca era come una targa di macchina quadrata girata in rame rossa, dove c'era ascoltato tutto il coso della targa crocifisso con l'immagine della targa crocifisso, tra la quale io correvo con l'Atala Ligio di Lecce, che è in possesso, perché andava alla società, è in possesso loro, l'Atala Ligio di Lecce. Però qui i grandi organizzatori, perché ammiro tanto, mi hanno chiamato ogni 2 o 3 anni e ogni anno sono stato premiato, ogni anno ho dovuto raccontare le relazioni pubbliche, perché è una cosa che io non dimentico mai. E vi posso dire anche che quando quella gara che ho vinto, la prima targa crocifisso, ho bucato e sono caduto nelle strade sferrate. So, ho preso il primo treno dopo la vittoria e sono andato a casa, a Lecce. A Lecce sono sceso ad andare al San Nicola di vicino Gallipoli in bicicletta, tra la quale a una salita vicino Galatone c'è una cappella col Santissimo Crocifisso, che era il momento della ventennia, settembre, dove scendevano le botti, il mosto dell'uva, tra la quale i miei tubolari si attaccavano, tutto un colpo, una scivolata proprio sotto la goccia, e ci ho detto: ehi, Santissimo Crocifisso, lasciami in pace che ancora 3 chilometri c'è da arrivare a casa. Mi sono alzato e sono andato. Da allora ho fatto una cappella a casa col Santissimo Crocifisso, che sono divoto immensamente. Anche a Polignano a Mare sono già, fra un mese io faccio 80 anni e sono sempre attaccato a questa manifestazione, perché nei tempi che si soffriva la fame, quando arrivavo qua mi davano da mangiare e da dormire gli sportivi, e ci sono delle persone anziane che si ricordano di me, e per questo che io ogni volta che vengo, quando mi fanno delle interviste, devo sempre sottolineare giustamente gli avvenimenti passati, perché è una con grande gioia. Anche oggi il presidente, ho detto: vieni che sei un invitato d'onore, che ho conosciuto anche il sindaco, sei un invitato d'onore nostro, perché la manifestazione è molto importante e ci deve dare uno spirito ai giovani, giustamente, che incominciano la bicicletta, perché io sempre ho detto che la bicicletta è salute, lo sport è salute, tra la quale fra un mese io compio 80 anni e sono ancora là. Quando tanti amici altri, Vito Taccone, Pasca, quelli che hanno vinto pure la targa crocifisso dopo di me, ci hanno lasciato. Grazie a Dio oggi sono un religioso, frequento la chiesa, però non dimentico mai questa targa crocifisso. Penso che mi fermo qua, perché ci ho tanto da raccontare. Come sei appassionato di bicicletta? E io mi sono appassionato di bicicletta guardando un giornale che avevo visto dopo la guerra, avevo visto le primi giri d'Italia che facevano, e allora ho detto: ma un giorno chissà, se no arrivo pure io. Però io sono stato molto importante nelle gare nazionali e le gare internazionali. Come dilettante ho fatto le selezioni dei campionati italiani, sono stato invitato anche alle selezioni del campionato del mondo, ho corso in Francia, ho fatto dei dilettanti parecchi giri, sono stato a Milano e ho corso 3 anni con l'Eccelsior di Milano, dove c'è la società di Masters, e tutti gli altri mi conoscono. Però la mia fortuna non è stata di passare professionista, perché lavoravo in Francia, sono andato con contratto di lavoro e non potevo avere una licenza di professionista. Il consolato mi ha detto: sei venuto col permesso come turista, avresti passato professionista. Però come dilettante ho vinto parecchie gare in Francia, ho fatto anche il Giro dell'Austria, ho fatto parecchie late. A Parigi ho fatto le grandi corse, guarda, come a Milano, la Coppa Caldirola, la Coppa Sant'Agostino, la Coppa San Geo, tutte gare nazionali che sono di grande valore,
e correvo con l'Eccelso di Milano. Sono stato 3 anni là e quelle persone, quando poi ho scappato con mia moglie, che si diceva prendi la moglie e vai via, no? Quando non vedi che non passi professionista, ho cercato di fare una famiglia, e il presidente disse anche se vai in Francia non dimenticare mai la bicicletta, e infatti in Francia mi ha dato una strada di lavoro benestante, diciamo il lavoro bene, che potevo stare seduto e prendere la paga perché lavoravo nella fabbrica della Peugeot, della Citroën. E di là poi è partita la famiglia praticamente. Adesso ho 5 figli, 4 femmine e un maschio, 12 nipoti e 2 pronipoti. Grazie a Dio tutti in perfetta salute. Forse sono le preghiere che facciamo io alla moglie. Qualcuno ha ereditato la sua passione? Io a San Nicola ho avuto anche la società sportiva chiamata Velosporto Silvan, tra la quale c'è l'accompagnatore, il direttore sportivo della Tugliese, che adesso è a San Nicola, si chiama Manco, che lui era anche un corridore, che ho le fotografie a San Nicola, all'albo, che era un corridore che correva con me. Dopo c'è stato Saccomanno, giustamente, che si è messo a fare la società, perché io ho emigrato anche in Canada, sono stato 4 anni in Canada per lavorare, quindi ho fatto una storia, però a San Nicola c'è stato anche, dopo di me, Mimino De Salve, che ha vinto anche la gara, la targa crocifisso, mi sembra che c'è sull'Albo d'Oro, parecchi anni fa. Un messaggio per i giovani che vogliono fare un... Per i giovani, io voglio che sia veramente, che mi ascoltano, che sia un esempio che la passione deve venire dal cuore e dal cervello, perché il cuore, quando comanda la testa, anche soffrendo la fame, devi fare dei sacrifici, perché è meglio fare lo sport che altre cose più cattive, perché oggi abbiamo bisogno di un mondo sano, di una cultura molto internazionale, aperta a tutti senza scriminare nessuno. Chi c'ha pane e ne c'ha un po' di più lo danno gli altri, e chi ci manca, quello là deve vivere, sopravvivere, perché io ho sopravvissuto sempre così. E oggi si parla tanto di doping nel ciclismo, è un fenomeno, diciamo, è una cosa sconcertante, perché nei tempi miei non esistevano queste cose, esistevano fichi, mandorle, grappolo di uva, qualche uovo che, passando per le strade quando venivo da San Nicola a Polignano, mi fermavo delle masserie lungo la strada, chiedevo un po' d'acqua, dicevo se c'è un uovo, se c'è un pezzo di pane, così si arrivava qua a fare le gare. Però quando arrivavo a Polignano c'era chi mi dava da mangiare, i vecchi appassionati che adesso sono morti, che mi conoscono bene, che mi hanno voluto tanto bene, e io sono riconoscente per queste cose qua. E penso che i giovani non debbono fare la fine come tanti altri che prendono sostanze che non servono. Le sostanze devono venire personalmente dalla nutritura, della vita sana che fanno. E poi c'è anche una cosa importante, che non bisogna avere una vita regolata, altrimenti è come quando uno dice deve essere la castità, perché non può un corridore sportivo avere molto spazio, diciamolo francamente, verso la coppia o le giovani, perché la carriera è un po' ristretta, è seria, una carriera sana e seria. Penso che questo qua è un messaggio che deve andare bene ai giovani. E nel corso degli anni sono cambiati anche i compensi? Sì, i compensi. Nei tempi miei si guadagnava qualcosa. Io quando ho vinto qua c'erano 300-400 lire, 500 lire, poi ti davano qualcosa per il biglietto se venivi col viaggio anche in Italia. Però i primi compensi li ho avuti io quando correvo con l'Eccelsior di Milano. Che mi davano bicicletta, mi davano tutte le tute, mi accompagnavano alle gare, più quando vincevo mi davano un compenso di primo, di secondo e di terzo, però non pagavano al mese perché ero dilettante, il mensile non me ne davano, perché io raccumulavo un po' di soldi giustamente facendo delle gare così. Infatti mi ricordo bene che la Coppa San Geo a Milano, che era il presidente dell'Eccelso di Milano, che mi hanno preso a 150 metri dall'arrivo, però avevo fatto una fuga di 30 km, quando è passato di fianco la macchina mi ha fatto così: Lotti, se arrivi questi sono tuoi. C'erano i biglietti da 10.000, ne avevano 5 biglietti, mi hanno preso a 150 metri dall'arrivo
ha detto peccato Lotti. Infatti nell'albo di queste gare risulto a Milano nelle classiche nazionali e internazionali, risulto sempre sulle classifiche e sull'albo d'oro. Mi ha dato un biglietto da 10.000, ha detto tiè questo. Tutti gli sportivi amici di San Nicola che eravamo là siamo andati a spamarci perché si moriva di fame dopo la guerra. Questo qua dico è una cosa che non li puoi dimenticare. Oggi invece oggi è un altro mondo. Un messaggio per Polignano? Polignano voglio che viverà sempre meglio di come ha passato, sempre progressi di più, perché gli organizzatori sudano sette camicie per arrivare al compimento di queste manifestazioni, perché Polignano merita veramente, a parte che strategicamente, turisticamente è uno specchio, è una cosa infallibile, perché è invidioso di vedere, guarda, poi il turismo, però le manifestazioni quando le fanno sudano sette camicie gli organizzatori, ma arrivano sempre a fare delle belle cose.